che scherzo, come dico sempre, non avrei mai immaginato. Ancora una volta, preti, giornalisti, volontariato e politici in braghe corte e maglietta se le suoneranno di santa ragione nel Palazzetto dello Sport di Fano giovedì 4 gennaio 2018 a partire dalle 20:30 per il quadrangolare di volley della Befana. Lo scopo è benefico, infatti ogni anno l'intero incasso va devoluto a favore di chi è più bisognoso di aiuto al momento, quindi il clima dovrebbe essere amichevole. Usiamo il condizionale non a caso, perché la storia del torneo ci insegna che si parte come sempre alla volemos bene, ma poi tutti e nessuno ci stanno a perdere e allora giù di alzate, schiacciate, veloci e battute con grande intensità agonistica e per un torneo nato quasi per scherzo 7 anni fa è un bel risultato. Piero Valori, 7 anni fa non pensavi nemmeno di arrivare fin qui con no, questo torneo? Assolutamente, guarda, io una cosa del genere non me la sarei mai aspettata. È cominciata, come dico sempre, per gioco così, un pur parlé io col parroco Don Giorgio di Sant'Orso e facciamo così, facciamo così, una serata simpatica. Ho cominciato a chiedere collaborazione all'Avis, alla Proloco, un po' a chi poteva in qualche modo essere interessato, ai politici poi dopo a seguire e piano piano. Adesso faccio fatica a mantenere lontano magari dal campo le squadre che vorrebbero partecipare, sono tante le richieste, ma sinceramente ritengo che queste 4 squadre rappresentano a 360 gradi un po' tutto l'associazionismo, i personaggi fanesi insomma. A beneficiare dell'incasso per il secondo anno di seguito il comune di Castel Sant'Angelo sul Nera. Abbiamo deciso per la prima volta di ripetere la beneficenza allo stesso beneficiario perché riteniamo che il comune di Castel Sant'Angelo sul Nero dove è successo il terremoto non è finito l'anno scorso con l'evento, ma i problemi sussistono, esistono e ancora andranno avanti per del tempo, perciò questa goccia di beneficenza che daremo in un mare di tante altre iniziative che si fanno per i comuni terremotati è il minimo, perciò ci siamo riadoperati per loro con molto piacere. Oltre allo spettacolo, speriamo di alto livello, in campo ci sarà come sempre spettacolo a bordo campo e sugli spalti, assicurato dalle Befane Volanti del Vespa Club che distribuiranno calze ricorme di dolci del Conad San Lazzaro, dalle immancabili mascotte tiro e molla e le coreografie della New Latin Academy e dell'Aurora Ginnastica a Fano che faranno da animazione.